Bentrovati a tutti amici di Slow Wine. Oggi siamo in compagnia di Franco Cristoforetti dell'azienda agricola Villa Bella. Ciao Franco, bentrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Bene. Franco, io vorrei subito sapere da te com'è nata la storia della vostra azienda, com'è nata Cristoforetti dei Libori e poi Vigneti della Villa Bella. La nostra storia parte da lontano, nel 1971, quindi siamo quasi pronti per festeggiare i 50 anni fra pochi mesi, e nasce dall'incontro fra due persone, Giorgio Cristoforetti, mio papà, e Walter De Libori, che si incontrano per un motivo particolare. Mio padre dal Trentino decide di acquistare un terreno per vitarlo poi successivamente nel Veronese. A quel tempo Walter De Libori lavorava nel settore dell'intermediazione ed è stato lui a far comprare a mio padre questo vigneto a Caprino. E lì si sono conosciuti, è nato subito un buon feeling fra le due persone ed hanno cominciato a collaborare nell'attività di compravendita di uve, di vino, che era il lavoro che faceva al tempo Walter De Libori. E questo nel 69. Nel 71 poi hanno deciso di cominciare insieme l'avventura dell'azienda vinicola. Perché? Perché nel 70 era stato un anno di produzione molto abbondante, era rimasto molto vino sul mercato e quindi nel 71 c'erano pochi acquirenti per l'uva. E loro hanno deciso di partire con questa avventura e le cose sono andate bene, da allora non abbiamo più smesso la nostra attività, modificandola poi negli anni, perché da compratori e vinificatori di uva abbiamo investito molto nell'acquisto di terreni, soprattutto negli anni 80, e lì è nata l'azienda agricola Villa Bella vera e propria, cioè la coltivazione dei vigneti, la produzione del vino e soprattutto poi l'imbottigliamento del nostro vino e l'essere presenti direttamente sul mercato negli anni 90. Certo, in questo quindi ecco, momento la storia parte nel 69 come incontro fra Giorgio e Walter, ma nel 71 ufficialmente come prima vendemmia, prima produzione di vino. Benissimo. Ora, in questo momento, Vigneti Villa Bella, dove ha i suoi vigneti? Raccontiamolo un po'. Vigneti Villa Bella ha il suo patrimonio viticolo soprattutto nella zona del Lago di Garda, quindi Bardolino come comune e i comuni limitrofi, no, la Zise. Lì si concentrano maggiormente le nostre produzioni. Negli anni però si sono sviluppati altri territori come la Valpolicella e soprattutto negli ultimi anni in Lugana. Quindi in Valpolicella con la tenuta Guarienti di Fumane, che abbiamo in gestione da oltre 8 anni, vigneti e cantina, e in Lugana con un vigneto piantato 6 anni fa di dimensioni importanti, perché parliamo di 32 ettari, nella zona di Madonna della Scoperta, nel comune di Lonato. Quindi una visione, direi, a 360 gradi sulla produzione viticola del Veronese, del Lago di Garda. Certo, in tutti questi anni, appunto, parlavi dell'inizio dell'avventura tra le due famiglie Cristoforetti e De Libori, da quegli anni 70, diciamo, ad oggi. Sicuramente è cambiata la gestione agronomica e quali sono stati i cambiamenti più importanti, più salienti? Diciamo che a fine anni 90 per noi è partita una vera e propria rivoluzione nell'approccio alla coltivazione del vigneto. Abbiamo quasi totalmente abbandonato la vecchia forma di sistema di allevamento della pergola veronese per passare al filare, soprattutto al guyot come metodo di allevamento,
e con una densità di ceppi molto alta, perché siamo fra i 5.000 e i 6.000 ceppi per ettaro, quindi una forte spinta sull'aumento dei ceppi per ettaro, in modo da avere una produzione per ceppo sempre più bassa e anche, non nascondo, la possibilità, visto le dimensioni aziendali, di meccanizzare alcune lavorazioni. Certo, e in questa gestione agronomica, vista anche la diversità dei terreni di cui mi stai parlando, perché appunto andiamo dalla zona del lago, nella parte veronese, alla zona bresciana dove c'è il Lugana, alla Valpolicella, vi affidate a diversi consulenti agronomici o c'è una persona che tiene le fila, diciamo, di tutte le scelte più importanti? Noi abbiamo un responsabile interno che è il responsabile di tutta la gestione viticola dell'azienda, che è Michele, che risponde direttamente a mio padre Giorgio, che è ancora impegnato, seppur a 80 anni, ma ci tiene molto, e la gestione del patrimonio viticolo è in mano sua. Io sto cercando piano piano di prendere da mio padre tutto quello che ha imparato nel lungo corso della sua attività, per poterlo portare avanti appunto assieme a Michele e assieme alla presenza di un tecnico esterno che ci aiuta anche per confrontarsi con il resto del territorio su quelle che sono le migliori pratiche di gestione e soprattutto per poter contenere al minimo il numero dei trattamenti e cercare di lavorare nel modo più sostenibile possibile. In questo percorso una parte dei nostri vigneti, e più precisamente quei vigneti che circondano la tenuta di Villa Cordevigo, quindi sono 23 ettari, sono a coltivazione biologica già da ormai più di 10 anni. Benissimo. E la prospettiva è quella di ampliare la quantità di vigneti, la percentuale, diciamo, di vigneti gestiti così in regime biologico o no? Ma al momento vogliamo consolidare e ad avere una padronanza totale sulla gestione del biologico, anche perché non nascondo che stiamo cercando di capire effettivamente se il biologico è il miglior sistema che esista per puntare alla sostenibilità o se si può lavorazioni che magari non sono tutte all'interno del protocollo biologico, ma che possono aiutare a una sostenibilità migliore, perché ricordiamoci che il biologico sì, è sicuramente a basso impatto ambientale, però si usano ancora il rame e lo zolfo, che sono metalli pesanti. Dovremo cercare per il futuro strade che ci permettano di essere ancora più rispettosi del nostro territorio. Sì. La ricerca sta andando avanti e quindi speriamo che nel breve tempo non sarà possibile, ma nel medio lungo anche la genomica possa aiutare ad avere dei risvolti importanti in questa direzione. Certamente. Per quanto riguarda invece la vinificazione, quindi tutto il lavoro che non si fa in campo ma si fa invece in cantina, come è cambiato, se è cambiato nel corso di questi anni il vostro stile di vinificazione? Sicuramente il lavoro in cantina è cambiato molto negli ultimi 20 anni, la tecnologia ha fatto passi gigante e questo ci ha permesso di lavorare molto su quelle che sono le tecniche fisiche da adottare nei procedimenti di vinificazione a discapito dell'uso di prodotti chimici. Certo. Quindi sicuramente noi da fine anni 90 abbiamo investito molto sulla tecnologia del freddo, sulle filtrazioni e su tutto quello che ci poteva permettere di ridurre al minimo l'utilizzo di chimica nella vinificazione e nel trattamento dei vini. Soprattutto perché la nostra filosofia aziendale è quella di rispettare. Io dico sempre, noi dobbiamo provare a rovinare il meno possibile l'uva che riusciamo a portare a casa dal vigneto. E quindi vuol dire vinificare, lavorare il vino nel
totale rispetto della materia prima. E questo ci porta a tendere a produrre vini che siano vera espressione del nostro territorio, del nostro vitigno. Quindi meno incidiamo sulle uve, più riusciremo a rispettarle ed avere prodotti identitari del nostro territorio. E a proposito di prodotti identitari, appunto, ricordavamo che i vigneti sono in zone diverse, ma qual è, se c'è, appunto, quali sono le caratteristiche fondamentali del vostro stile, dello stile Villabella, diciamo, no? Che io possa assaggiare un Bardolino, un Valpolicella o un Lugana, su cosa puntate dal punto di vista gustativo, appunto? Abbiamo detto sì, l'identità col territorio, questo è chiaro. Poi l'identità dell'azienda, quindi non dovrà mai mancare freschezza, non dovrà mai mancare la sapidità, che è la caratteristica saliente del nostro territorio, e non dovrà mai mancare la bevibilità di un prodotto, perché ricordiamoci che i vini sono fatti per bere e non per assaggiare, quindi la cosa più bella è quando la bottiglia rimane vuota. Se un vino viene decantato ma poi non lo beve nessuno, per carità, può essere un buon vino da concorsi o da quant'altro, però credo che il premio più grande per un'azienda sia il riconoscimento da parte del consumatore che si accorge che ha finito la bottiglia prima di quello che pensava. Quindi la bevibilità e soprattutto l'eleganza non devono mai mancare nei vini della nostra azienda come filosofia. Certo, benissimo. Sì, è una filosofia nella quale anche noi come guida ci ritroviamo, no? Effettivamente, il fatto che i vini vadano proprio bevuti, in effetti. Ascolta Franco, un'ultima domanda che ti voglio fare è questa, è quasi un po' più una provocazione, cioè in questo momento di difficoltà, non lo neghiamo, insomma, di tutti i mercati del mondo in generale, che cos'è che a te e ovviamente al tuo socio e alle persone che collaborano con te, siete un bel gruppo nutrito, insomma, folto, che cosa vi fa svegliare la mattina e dire ok, comincia un'altra giornata, sono contento del lavoro che sto portando avanti? Cos'è che ti dà l'energia positiva? Ma il nostro, per fortuna, è un settore in cui lavoriamo con delle materie vive e quindi ogni mattina quando ti alzi e arrivi al lavoro c'è una sfida nuova da affrontare. Questo periodo, come hai detto tu prima, sicuramente è difficile per tutti perché siamo passati da una primavera difficilissima con qualche segno di speranza d'estate, stiamo tornando in una situazione che ci pone davanti nuove sfide importanti. Come abbiamo fatto all'inizio con i nostri clienti, abbiamo cercato di sostenerli, soprattutto quelle aziende che hanno puntato sul delivery, su forme diverse, per provare a mantenere un rapporto con i loro clienti. E noi stiamo cercando di fare lo stesso, abbiamo impostato degustazioni. Ogni giorno di andare avanti e di pensare positivo è proprio il fatto di essere un gruppo, come dicevi tu, numeroso ma molto coeso ed essere una grande famiglia. Nessuno deve dire di no e nessuno deve seguire gli ordini di qualcun altro. Siamo un gruppo che lavora assieme secondo una filosofia ben precisa e che cerca ogni giorno attraverso il confronto di costruire progetti nuovi, di trovare idee nuove per rivitalizzare e per far crescere la nostra azienda. Quindi lo spirito proprio di gruppo e di famiglia è quello che ci fa venire volentieri ogni giorno in azienda a lavorare, sia per noi famiglie proprietarie, perché siamo tutti coinvolti nella gestione quotidiana dell'azienda, ma anche per i nostri collaboratori che sentono veramente l'azienda come qualcosa anche di loro, si sentono partecipi di un progetto che negli ultimi 50 anni ha avuto un percorso di crescita molto soddisfacente.
Beh, devo dire è una cosa molto bella questa, e tra l'altro è una cosa che posso anche confermare perché mi è capitato appunto di avere contatti con diverse persone che lavorano nella tua azienda ed è proprio vero, effettivamente la vivono, ne parlano, ma proprio la vivono proprio come se fosse loro, insomma, cioè se ne sentono proprio molto parte ed non è scontato di questi tempi meno che mai. Benissimo, io ti ringrazio moltissimo per questo tempo che ci hai dedicato e colgo anche l'occasione per ricordare a tutte le persone che ci possono guardare che nella nostra nuova edizione della guida potete trovare più di 900 interviste come questa che oggi ho fatto a Franco, proprio perché è la novità della nostra edizione 2021, la possibilità di poter vedere in faccia il produttore e sentire direttamente dalle sue parole che cosa ci racconta di sé e della sua azienda. Benissimo, Franco, io ti ringrazio ancora moltissimo. E che dire, speriamo di poterci vedere presto a Villa Cortevigo, che è un posto tra l'altro bellissimo. Bene. Grazie Grazie. mille, A ti presto. aspetto sicuramente. Grazie, ciao. Arrivederci a tutti. Ciao, ciao, ciao.